Ritorna l'appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore, anche se questa settimana gli autori sono due. Antonio e Luisa De Rosa, che hanno scritto questo libro, Tau Editrice, intitolato L'ecologia dell'amore, intimità e spiritualità di coppia. Antonio e Luisa sono collegati con noi tramite Skype. Ciao, bentrovati. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, siete sposi, genitori di quattro figli più uno, perché Gio è in paradiso ad aspettarvi e a sostenervi. Sì. Curate un blog che si chiama matrimoniocristiano.org, vi dedicate alla pastorale familiare e fate anche parte dell'associazione Intercomunione delle Famiglie, di cui tu, Antonio, sei tra i soci fondatori. Allora, giusto. Ottime premesse. Per parlare di questo libro che nasce dall'impegno e dall'apostolato di un frate cappuccino, raccontateci questa storia. Allora, ne parlo io di padre Raimondo Bardelli, perché sennò mia moglie, la Luisa, qua si commuove subito quando parla di lui. Niente, diciamo che padre Raimondo Bardelli è un cappuccino nato negli anni 30 tra Modena e Reggio Emilia. E niente, ha cominciato il suo apostolato in missione in Africa per 10 anni e poi in Turchia. Cosa si è reso conto lui andando in queste culture così diverse, religioni molto diverse, gli animisti in Africa, gli islamici in Turchia? Si è reso conto che i giovani di quei posti desideravano le stesse cose che anche noi desideriamo in fondo al cuore, quello di essere felici in un amore totale. E quindi si è dedicato, si è reso conto che tanti dei giovani in Italia, in Turchia, in Africa non erano capaci di trovare e vivere questo tipo di amore. Come il buon samaritano si è messo in gioco e ha cercato di aiutare più gente possibile. E così è nato questo cammino di guarigione, si può dire, affettiva, che stiamo portando ancora avanti noi nell'intercomunione, perché lui è morto nel 2008. Cosa posso dire poi? Che quando è morto nel 2008 è stato bello, perché la chiesa di Parma, perché lui, il funerale è stato fatto a Parma, poi era pieno di giovani coppie, di giovani sposi con i bambini piccoli, tanti che con le lacrime agli occhi, perché era stato proprio un padre per tutti noi. E cos'altro dire? Che nel ricordino, nella foto ricordino, c'era scritta questa frase che a me piace tantissimo. Con la tua tenace volontà hai arato nei campi dove nessuno voleva seminare, perché infatti la sessualità è un ambito che spesso la Chiesa lascia perdere, perché pensa che sia qualcosa, un pochino un campo minato. Invece è proprio lì che si gioca la felicità dei giovani, dei ragazzi, nella castità. Lui lo ha capito e ha cercato di fare quello che ha potuto, e ha fatto tanto. Frate missionario, educatore, profeta e guida spirituale feconda, i tuoi giovani ti hanno amato perché tu hai saputo amarli. E questo è molto vero, cioè noi gli vogliamo un bene proprio fortissimo, perché proprio ci ha dato tutto, insomma, ecco, ci ha fatto incontrare Dio in questo amore gratuito e senza chiederci niente, proprio senza né un giudizio né... Proprio veramente ci ha salvato da noi stessi, si può dire. Antonio, Luisa, il libro si intitola L'ecologia dell'amore, intimità e spiritualità di coppia. Ecco, che andiamo adesso un po' più nello specifico. Che cosa si intende per ecologia dell'amore? Avete messo insieme nella stessa frase due parole che magari sembrano davvero estranee tra di loro, invece non è così. No, infatti noi siamo abituati ad applicare il concetto di ecologia solo all'ambiente, agli animali, alle piante. Invece sia Benedetto XVI sia Papa Francesco nella Laudato Si hanno affermato che esiste un'ecologia umana. E ci sono delle regole, c'è una natura umana da rispettare, da conservare, da custodire. Ecco, l'uomo vive bene se rispetta questa sua natura, l'ordine che lo costituisce. Ecco, spesso si è portati a pensare che l'uomo possa farsi da sé, che possa autodeterminarsi, che da solo, autonomamente, possa stabilire che cosa è bene e che cosa è male.
Questa è una grande illusione che porta anche a grandi sofferenze. Ecco, quindi l'amore fa parte della nostra natura di uomini, noi ci realizziamo nell'amore. Quindi anche l'amore sponsale ha le sue regole, il suo ordine, e questa è l'ecologia dell'amore. Nel libro distinguete il matrimonio sociale da quello naturale. Quindi qual è la differenza? Allora sì, dunque una delle contestazioni che vengono mosse al matrimonio è proprio il fatto che tante volte si realizza in modi diversi, presso popoli diversi, presso culture diverse. Per esempio ci sono matrimoni monogamici, quelli poligamici, ci sono i matrimoni indissolubili e quelli invece solubili. Ultimamente alcuni vorrebbero addirittura un matrimonio a tempo, cioè rinnovabile. Quindi questo è il matrimonio sociale, che è innanzitutto un'istituzione che è voluta dalla società proprio per dare una rilevanza sociale, giuridica alla famiglia. Il matrimonio naturale è invece quello che la Chiesa prende per farne il sacramento. Ecco, e quindi è una vocazione. Il matrimonio naturale è la risposta al desiderio del cuore umano, di vivere un amore autentico, un amore che coinvolga tutto l'essere e che duri per sempre. Ecco, c'è padre Muraro che in un'intervista a Famiglia Cristiana parla della poligamia e dice questo: l'amore richiede per sua natura libertà, totalità ed esclusività. L'uomo deve poter dire alla donna amata: sono tuo, solo tuo, tutto tuo, per sempre. E la donna deve poter dire la stessa cosa al suo uomo. Allora e solo allora è amore. Per questo la Chiesa non ha mai accettato e continua a non accettare la poligamia. Ecco, quindi il matrimonio sociale è una convenzione, una struttura sociale, una costruzione sociale. Il matrimonio naturale è la risposta al nostro desiderio di essere felici. Al di là, il cuore dell'uomo è uguale in tutte le società, in tutte le culture, nel passato come nel presente. E quindi il matrimonio naturale è proprio questa risposta, è una vocazione. Ecco, avete alle vostre spalle il ritratto dei coniugi Arnolfini, è un quadro del 1434 esposto alla National Gallery di Londra di Jan van Eyck. E consigliate anche, dedicate a questo quadro un capitolo del libro intitolato Tutto il matrimonio in un quadro e consigliate di prendere visione dell'immagine a colori, si trova insomma su internet, e anche l'immagine che avete alle vostre spalle. Voi avete individuato in questo quadro, in questa immagine, tutte le caratteristiche del matrimonio naturale e di conseguenza anche del sacramento. Allora, quali sono queste caratteristiche? Allora, le caratteristiche, questo quadro qua è proprio fatto benissimo perché esprime tutte le caratteristiche in determinate cose che ha deciso di dipingere il pittore. Innanzitutto, siccome la mia moglie ha detto prima che deve essere un matrimonio totale, che investe tutta la persona in anima e corpo, in spirito e cuore, bisogna che appunto abbia queste caratteristiche, che sono la unicità, un uomo solo e una donna sola, che si vede qua appunto queste due persone che si tengono per mano, che qua sembrano quasi formare anche una forma perfetta e armonica tra di loro, pur nella differenza. La seconda caratteristica è la indissolubilità. E la cosa bella è che si tengono per mano per mettere in evidenza questa caratteristica, però non si stringono la mano, come dire che l'indissolubilità è sempre nella libertà delle due persone. Terza caratteristica, la fedeltà. La fedeltà, per fare la fedeltà, hanno messo il cagnolino qui in fondo, che magari si vede un pochino male perché è dello stesso colore del pavimento, quasi, però c'è. La quarta caratteristica è la socialità. Per dire cosa? Che come ha detto appunto la Luisa prima, il matrimonio è anche una convenzione, quindi serve che ha un'utilità per tutta la società, è la prima cellula della società, quindi deve essere custodito e normato dalla società. E per dimostrare questo, senza mettere in
senza togliere la unicità, il pittore cosa ha fatto? Ha messo i testimoni nel quadro, non si, nello specchio, non si vede bene, ma ci sono i due testimoni qua. Ultima caratteristica, anche questo con un artificio molto bello del pittore, la fecondità. Siccome appunto si stanno per sposare in questo momento, la donna non può ancora essere incinta, però alzandosi la sottana fino, diciamo, alla vita, crea una rotondità, come dire, appunto, un desiderio che quel matrimonio che stanno celebrando in quel momento poi diventi anche fecondo. Ecco, allora è un libro che consigliamo alle coppie, che consigliamo ai fidanzati, ma anche a coloro i quali tengono degli incontri in preparazione al sacramento del matrimonio. Ricordo il titolo, L'ecologia dell'amore, intimità e spiritualità di coppia, Tau Editrice, a firma di Antonio e Luisa De Rosa. Ricordo ancora una volta il blog che voi curate, matrimoniocristiano.org. Vi ringrazio per essere stati con noi, alla prossima occasione. Grazie. 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 Grazie.